La storia di Omero è iniziata nel 1943 come semplice negozio alimentari. Poi, con qualche tavolino lì dove c'è ancora oggi il negozio, hanno iniziato a fare qualche piatto, tipo lo spaghetto, il pollo fritto. E tuttora oggi noi proseguiamo la tradizione di Omero con gli stessi piatti, ovviamente abbiamo aggiunto qualcosa sempre nella tradizione toscana. Perché i tempi sono un po' cambiati, le esigenze sono diverse, però siamo rimasti i piatti principali con cui ha iniziato Omero, noi li abbiamo ancora tutt'oggi. A volare ho sempre sognato di volare, ma di volare con i miei mezzi, no? Con l'aereo, volare con i miei mezzi. Da ragazzo sognavo sempre di volare. Stasera vi preparo un carpaccio di zucchine con parmigiano e mentuccia fresca. E le affettiamo sottili per lungo, in questo modo. È un piatto fresco, un piatto estivo, piatto di questo periodo. Ecco, una volta fatto questo, con un'emulsione di olio e limone, sale e pepe, mescoliamo bene. Parmigiano. Noi tutti i giorni facciamo arrivare queste zucchine costolute e i fiori di zucca, i fiori della zucchina che poi li usiamo per friggere come contorno. Allora, l'olio è tutto, noi usiamo solo olio toscano, siamo fortunati perché in Toscana abbiamo sempre. Abbiamo una produzione di olio veramente di grande qualità e nella cucina nostra è importante l'olio, sia per cucinare che per il condimento. Noi usiamo nel nostro ristorante, usiamo a servire una carta degli oli dove il cliente può scegliere la fattoria, l'olio di quella fattoria o di un'altra. Io stesso faccio una selezione dei migliori oli toscani e li presento poi ai miei clienti.